Trasferirsi negli Stati Uniti per una persona fisica, imprenditore o meno, oggi quanto è difficile? Quali sono i visti a disposizione tra gli innumerevoli possibili? Qual è quello che fa il caso tuo? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciarmi un like che vorrai eventualmente levarmi alla fine del video se non ti sarà piaciuto il contenuto di altissima qualità che sto per portare sulle vostre tavole. Perché siamo a Napoli? Perché parliamo di visti di residenza degli Stati Uniti a Napoli? Beh, perché forse non sapevi che il Consolato Generale degli Stati Uniti qui a Napoli, sul lungomare Caracciolo, è l'unico a rilasciare i visti permanenti, quelli legati in qualche modo all'ottenimento della green card. La prima grande distinzione di visti, infatti, è quella tra visti permanenti e visti temporanei, visti di immigrazione i primi e visti di non immigrazione i secondi. I visti di immigrazione sono quelli che sono legati all'ottenimento della green card, ma per ottenere una green card deve verificarsi uno di questi quattro elementi: o un matrimonio con una persona di nazionalità americana, quindi con qualcuno che abbia già il passaporto, oppure un grado di parentela, non per forza di primo grado, all'interno degli Stati Uniti, o ancora uno sponsor, cioè una società con sede legale negli Stati Uniti che sponsorizzi un dipendente e quindi gli permetta di ottenere un visto permanente, appunto legato all'ottenimento della green card. Oppure, se sei fortunato, potresti vincere alla lotteria che ogni anno il governo americano mette in palio con solamente due green card a disposizione, che è gettonatissima soprattutto in Messico per ovvi motivi. La seconda, diciamo il secondo gruppo di visti è quello invece legato ai visti temporanei, che sono fondamentalmente due sottogruppi: quelli legati agli affari e al turismo e quelli legati allo studio e al lavoro. Nel primo gruppo, fondamentalmente i più famosi sono il visa B1 e il visa B2, che ti permettono per esempio di entrare nel paese per motivi di affari, eventualmente evidentemente per stringere partnership commerciali o per sviluppare reti commerciali, per esempio. O il secondo gruppo invece è legato ai permessi di lavoro, sempre però, te lo ripeto, temporaneo. Sono molti e diversi: dal visto J, che permette ai lavoratori cosiddetti alla pari di rimanere all'interno del territorio americano, dal visto P, che invece è quello legato ai dipendenti di multinazionali, al visto F, che invece è legato e dedicato agli studenti non residenti, e poi c'è il visto H, che invece ha tanti a sua volta sottogruppi, che è legato esattamente a distacchi, trasferte, e eccetera eccetera. Ma il visto che, se sei un imprenditore, ti interessa nella maniera più assoluta, che non vuoi perderti, è il visto E2, Empoli 2. È probabilmente il visto che più spesso mi sento di consigliare ai miei clienti, che sono imprenditori e professionisti, ed è quello che ti permette di ottenere una permanenza perlomeno di 2 anni all'interno degli Stati Uniti. Quali sono i requisiti per ottenere questo visto? Fondamentalmente devi essere cittadino di un paese che ha siglato un trattato di navigazione e commercio con gli Stati Uniti, ed è esattamente il caso dell'Italia. Devi investire una determinata somma di denaro che non è scritta nella normativa. Il consiglio è quello di tenersi intorno ai 100-150 mila dollari. Al di sotto di questa cifra il consolato non ti prende neanche in considerazione. Devi, requisito numero 3, chiaramente avere questi soldi a disposizione su un conto corrente, evidentemente non si va sulla fiducia, e soprattutto devi assicurare dei benefici economici futuri all'interno degli Stati Uniti. Che cosa vuol dire? Che questo investimento deve essere fatto 9 volte su 10 per aprire una società che assume lavoratori dipendenti negli Stati Uniti e quindi paga le tasse, paga i contributi, acquista un immobile, quindi paga tasse sulle proprietà, eccetera eccetera eccetera. Se questi requisiti sono soddisfatti, è possibile ottenere un visto E2. Il visto E2 dura 2 anni, rinnovabile per altri 2 anni, quindi 2 più 2, eventualmente trasformabile in un visto EB, e finalmente poi forse si può andare a chiedere una green card, ma è l'unica via per un imprenditore per risiedere all'interno degli Stati Uniti. Dubbi, approfondimenti, clicca il link in descrizione.